Il manuale dei mostri. A cosa serve? È necessario per giocare a Dungeons & Dragons quinta edizione? Beh, scopriamolo insieme ragazzi, qui su Wikiroll. Bentornati su Wikiroll ragazzi, io sono Elisar dell'Antro del Gioco di Ruolo e anche oggi parliamo di un altro manuale indispensabile per ogni Dungeon Master di Dungeons & Dragons quinta edizione. Il manuale dei mostri. Se siete amanti delle creature fantastiche e delle statistiche, questo manuale è un must have della vostra collezione. Il manuale dei mostri è un tesoro di conoscenze sulle creature che popolano l'intero mondo di Dungeons & Dragons. Ma vediamo adesso che cosa contiene nello specifico. Intanto una bella introduzione, quindi avrete una panoramica generale del manuale e scoprirete come utilizzare le informazioni presenti per arricchire le vostre avventure. Poi, mostri! Beh, cosa vi aspettate da un manuale dei mostri? Questo è il cuore di tutto il libro, dove troverete centinaia di creature descritte nel minimo particolare. Ogni mostro è accompagnato da informazioni sulle sue caratteristiche, sulle abilità speciali, sulle statistiche di combattimento e molto altro. Dalle classiche creature come draghi, chiamiamole classiche, e goblin, alle misteriose creature degli abissi. Qui troverete tutto ciò. Ovviamente penso che vi starete chiedendo, ma cioè, tutto qui? Veramente? C'è soltanto questo? In realtà c'è molto di più. Infatti, guardando nello specifico, possiamo leggere tante altre informazioni. Per esempio, l'organizzazione dei mostri, oppure il livello di sfida, o, cosa tra l'altro molto importante, da quindi non sottovalutare, la descrizione dettagliata di ogni creatura, o ancora i consigli per la gestione. Giustamente penso vi starete chiedendo se è tutto qui quello che troverete all'interno del manuale. La risposta è sì, ma anche no, perché ci sono tante altre informazioni ancora più dettagliate che possono esservi assolutamente utili. Per esempio, l'organizzazione dei mostri, o ancora di più il livello di sfida, che vedremo appunto fra un po' di che cosa si tratta, o ancora le descrizioni dettagliate di ogni mostro specifico, così che possiate anche comprendere come vive, le eventuali zone in cui esso vive, eccetera eccetera. E soprattutto anche i consigli per la gestione di questi mostri e ancora di più una categoria specifica che è quella dei mostri iconici. Ma vediamo un pochettino meglio. Organizzazione dei mostri. Il manuale organizza le creature in modo chiaro e intuitivo. Troverete una vasta gamma di creature diverse per tipo, come draghi, demoni, non morti e molto altro ancora. Inoltre, ogni sezione è ulteriormente suddivisa in sottotipi e famiglie di creature, rendendo ancora più facile la ricerca di specifiche categorie di mostri. Livello di sfida. Ogni mostro nel manuale è classificato con un livello di sfida, chiamato grado sfida, GS, che indica quindi la sua difficoltà e la potenza in combattimento. Questo vi aiuta a selezionare le creature adatte alle capacità dei vostri giocatori e a bilanciare anche gli incontri in modo equilibrato seguendo le regole del manuale del Master. Descrizioni dettagliate. Ogni mostro è accompagnato da una descrizione dettagliata delle sue caratteristiche fisiche, delle sue abilità, dei suoi comportamenti e soprattutto anche delle sue motivazioni, sì perché ogni mostro ha delle motivazioni. Tutte queste informazioni vi consentiranno di dare vita a mostri nella vostra narrazione, rendendoli più realistici e coinvolgenti per i giocatori. Consigli sui luoghi in cui vivono i mostri. Diciamo che è un po' inutile dirvi qualcosa in più su questa piccola sezione, perché leggendo capirete appunto che ogni mostro è presente per esempio in una determinata zona, una zona artica, una zona di tundra, una zona desertica, eccetera eccetera. Abilità e tratti speciali, vale a dire tutte quelle caratteristiche che rendono il mostro particolare. Per esempio, capacità di lanciare gli incantesimi, poteri psionici, quindi poteri mentali, poteri di telecinesi, eccetera, resistenza e vulnerabilità, persino le cosiddette azioni leggendarie. Infine troverete una lista enorme di mostri iconici e leggendari, come vi dicevo prima. Tra queste pagine troverete una infinità di mostri iconici appartenenti al mondo di Dungeons & Dragons, per esempio il famoso Beholder, il Drago Rosso o addirittura il temibile Lich. Tutte queste creature rappresentano delle sfide epiche e possono fungere da nemici finali o da addirittura protagonisti di avventure leggendarie. Ora arriva sempre il domandone: perché dovrei acquistare il manuale dei mostri? Ci sono delle buone ragioni in realtà. Per esempio, varie ed emozionanti sfide. Con il manuale dei mostri ovviamente avrete una vasta quantità di creature che vi permetteranno di creare degli incontri unici e avvincenti.
dalle creature più deboli, quindi per personaggi dei primi livelli, ai temibili boss di fine campagna, quando magari i giocatori arrivano anche a livello massimo. Ispirazione per le vostre storie. Esplorando tutte le pagine del manuale, troverete molte informazioni su ciascuna creatura, inclusi anche i dettagli sulle loro culture, o sugli habitat, o addirittura sulle motivazioni, come dicevo prima, che spingono quei mostri ad agire. Tutti questi elementi possono essere utilizzati per creare delle trame e delle avventure estremamente coinvolgenti, offrendo un'esperienza di gioco più ricca e immersiva. Altro elemento, il manuale dei mostri offre delle statistiche di combattimento e delle descrizioni dettagliate per ogni creatura, quindi semplificandovi notevolmente la creazione degli scontri. Quindi avrete tutte queste informazioni che sono necessarie proprio per creare delle difficoltà ai giocatori stessi. Ispirazione per la creazione di nuovi mostri. Vi basterà in questo caso prendere le statistiche di un mostro e modificarle a vostro piacimento, oppure potreste usarle come sono e cambiare semplicemente il suo aspetto, o ancora potrete combinarlo con le istruzioni presenti nel manuale del Dungeon Master per creare un mostro totalmente nuovo, così da sorprendere i vostri giocatori. Bene, direi che anche per oggi terminiamo qui la nostra spiegazione. Ricordatevi di lasciare un bellissimo like a questo video, sempre qui sotto se vi è piaciuto, e di iscrivervi al canale dell'Antro del Gioco di Ruolo e di Wikiroll per non perdervi i prossimi contenuti dedicati a Dungeons & Dragons. E se avete delle domande o volete condividere le vostre esperienze di gioco, scrivetecelo sempre qui sotto, perché sarà veramente un piacere leggere tutte le vostre storie. Io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e ci vediamo al prossimo video. Saluti e frecce!